Giornata di gala al concorso ippico di Roma. È in palio il premio delle nazioni per 9 squadre di 4 cavalieri. È la gara più ambita, è il giorno del calendimaggio romano. Fiori di primavera nelle aiuole e fiori sui cappellini delle signore. Fioriscono i pennacchi dei carabinieri in alta uniforme. È la vera sagra dell'eleganza, della giovinezza e perché no, della bellezza. Guardate. Qualcuno crede di essere a Longchamp. Trionfa l'ufficiale di cavalleria in pensione dalle mille monte che sa ben maneggiare il bastone sediolo da maneggio. Tra i rampolli, trionfo della moda a giochi. I rampolli di grandi casate mangiano democraticamente tramezzini con mozzarella. Nei popolari, aria di Roma-Lazio. I corazzieri aspettano il Presidente della Repubblica che giunge e assisterà al concorso dalla tribuna d'onore. È sugli ostacoli la tedesca Clement su Delphine. L'unica amazzone che si misura da pari a pari con i cavalieri. È una delle più belle del concorso. È la prima a compiere il percorso netto. Sbaglia nella seconda prova, ma lo zero precedente è decisivo per la Germania. Raimondo D'Inzeo segue ansioso il fratello Piero in sella a Terok. Siamo alla pari con la Germania. Guai a incorrere in un errore. Purtroppo l'errore c'è. Non sa spiegarsi D'Inzeo quell'ostacolo abbattuto, fatale alla nostra squadra. C'è ancora una speranza, in campo il tedesco Stachflet su Frechdachs. Un suo solo sbaglio potrebbe consentirci il barrage. Va via invece netto, sfiorando gli ostacoli, calmo e sicuro. La Germania ha ormai la vittoria in tasca, ha una giornata sotto una buona stella. Ecco, alla monta di Merano, Raimondo D'Inzeo affrontare gli ostacoli. In gesto d'orgoglio vuole eguagliare i rivali. Compie per stile e suplesse e velocità il più bel percorso della giornata. Un gesto fiero che ha nome cavalleria. Premiazione. Apoteosi dei cavalieri germanici. Il Presidente della Repubblica consegna loro la Coppa delle Nazioni. Sale sul pennone la bandiera della Repubblica di Bonn a sostituire il tricolore italiano che per 3 anni aveva garrito la brezza primaverile romana. Gran galoppo finale. I tedeschi se la meritavano la vittoria. Guardateli, nelle gambe hanno la misura perfetta del cavallo.